24. Quotidianamente. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian. Viola. Sorelle e fratelli, è con grande gioia che torno ancora a parlarvi per ricordarvi che, ancora una volta, siete stati testimoni di un miracolo, ma non quel miracolo che può essere rappresentato dal nostro giungere a voi e agli altri, ma dal miracolo che ognuno di voi interiormente ha compiuto in questa serata e sta compiendo, percependo sì soggettivamente emozioni, percependo sì soggettivamente le parole che sono state proferite e che ancora vengono dette, ma riuscendo comunque sia, in qualche modo, anche solo con uno sguardo, con un lievissimo tocco di mano, a comunicare la propria parte interiore al proprio vicino, al proprio compagno, alla persona che gli siede accanto e che magari in questo momento è uno sconosciuto. E questo è il grande miracolo che noi vi invitiamo a compiere quotidianamente, anche quando incontrate coloro che nulla sanno di queste cose, ma che da un vostro sorriso, da un vostro sguardo, da una vostra mano tesa, potrebbero imparare ad affrontare con maggiore serenità la propria esistenza. Quindi non solo siate testimoni del miracolo del nostro venire a parlarvi, siate testimoni quotidianamente di ciò che è accaduto al vostro interno, comunicandolo così come siete in grado di farlo ai vostri fratelli. La pace, carissimi, sia con tutti voi. E, per quel poco che può valere, il mio amore vi accompagni sempre.